Aziende e pandemia. Le aziende, sanitarie e non, come hanno reagito alla pandemia e come hanno saputo innovare per adeguarsi ai tempi mutati e salvaguardare produzione e occupazione? Domande che rivolgiamo a due esponenti che lavorano nell'ambito sanitario e della grande distribuzione. La puntata di oggi è dedicata al mondo delle aziende, quelle aziende che in qualche modo coabitano anche con il tema della salute e della sanità. La prima è un'azienda davvero leader nel suo settore ed è nell'ambito appunto sanitario. Ne è direttore operativo il dottor Carlo Bassanini, che è il nostro ospite. Benvenuto, dottor Bassanini. Grazie e grazie per l'ospitalità. Dunque, è ormai assodato che questo maledetto Covid ha cambiato il mondo. Per un'azienda come la sua, come la vostra, che lavora proprio in ambito sanitario, qual è stato l'impatto principale? Ma direi che l'impatto principale è stato quello della della concezione stessa di sicurezza che i clienti ci hanno espresso. Quindi una sicurezza che abbraccia chiaramente la dimensione del Covid, e quindi per noi che ci occupiamo di facility management e quindi di rendere vivibili e confortevoli gli spazi, questa è una dimensione, che è quella della sicurezza dal punto di vista Covid, che è diventata fondamentale. Quindi ci siamo trovati a dare una risposta quantitativamente e qualitativamente nuova e differente rispetto a prima, facendo leva sulla nostra esperienza in altri ambiti come quelli sanitari, ad esempio, in ambiti sanitari. Vediamo allora con concretezza che tipo di risposta si è data a questo bisogno fondamentale di sicurezza. Sì, diciamo che noi abbiamo definito con i clienti dei protocolli di sicurezza che prevedevano tipologie di interventi concordate naturalmente con il cliente in funzione delle sue esigenze e che quindi potessero mettere in sicurezza locali. Quindi si tratta di tecnologie, modalità, prodotti che abbiamo dovuto mettere in campo anche sperimentando soluzioni nuove e che consentissero appunto di perseguire questo obiettivo. Quindi, dottor Bassanini, lei sta toccando un punto centrale anche del nostro festival, che è aziende che in qualche modo per il Covid, per il pretesto, per colpa, per merito, non so come dire, ma sono state costrette a innervare il bel cammino dell'innovazione. Sì, nel nostro caso infatti avevamo comunque già in animo delle soluzioni, stavamo facendo delle sperimentazioni, ci siamo trovati ad accelerare queste sperimentazioni perché l'innovazione è sicuramente stata la risposta principale, un'innovazione, come dicevo prima, di metodo, quindi anche di processo, ma anche di modalità e di strumenti che ci siamo trovati a mettere in campo. Questo, se vogliamo, è stato l'unico aspetto positivo che il Covid si è portato avanti. Quindi parliamo di nuovi macchinari, ma anche di sequenze di lavorazione differenti che ci hanno portato a dover mettere in campo per rispondere alle esigenze. Dato che voi vi interfacciate con le aziende sanitarie, come hanno risposto dunque questo tipo di clientela rispetto a quanto state proponendo o avete in animo di proporre? Direi bene, la nostra risposta di innovazione viaggia su due direttrici, la direttrice green e la direttrice digital. Chiaramente sono due elementi che sono anche due priorità politiche dell'Unione Europea, dei fondi anche della Next Generation, del Recovery Fund. Quindi i clienti hanno risposto, devo dire, in maniera molto pronta, proprio perché il tipo di risposta che stiamo cercando di dare e che aziende come le nostre stanno dando vanno proprio in una direzione che anche ai clienti va particolarmente bene. Io credo, dottor Bassanini, che comunque questo inerpicarsi,
diciamo obbligato, ma in qualche modo anche invocato dal nuovo mondo, è tempo di chiamarlo ormai così, abbia incontrato anche qualche difficoltà o stia incontrando, quali soprattutto si sente di sottolineare? Sì, purtroppo ci sono ancora tanti limiti infrastrutturali. Quando parliamo di implementazione di tecnologia, parliamo di limiti hardware, di limiti software, di reti. Sono oramai priorità di investimento che il Paese, in generale la pubblica amministrazione, ha messo in piedi da anni, ma che ancora sono lontani da colmare quel gap che serve colmare. Quello è sicuramente una prima difficoltà quando andiamo a proporre delle soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico. La seconda difficoltà è culturale, quindi all'interno delle aziende, anche all'interno della nostra azienda, ma anche all'interno dei clienti, alcuni ostacoli culturali devono ancora essere superati, e quindi stiamo cercando di lavorare tanto anche su questo, sul far capire quelli che sono i benefici, ma anche andando verso soluzioni che sono le più semplici possibili. Credo che questo sia fondamentale per vincere la sfida e per rimuovere gli ostacoli di cui parlavamo. A questo punto siamo in conclusione e allora non ci rimane che ringraziare il dottor Carlo Bassanini, ricordare appunto che il tema dell'innovazione che si accorpa al tema anche della cultura che bisogna insieme far cambiare a noi stessi e ai nostri clienti, lo vedo ben proposto davanti al vostro orizzonte come meta da raggiungere. Grazie a Carlo Bassanini e buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento. Rimanendo sempre nell'ambito delle aziende che parlano in tempo di Covid, per comprendere quale tipo di evoluzione, in qualche modo anche perché no, di innovazione, qualche volta questa tremenda pandemia ha comunque veicolato, bene, adesso affrontiamo l'argomento con la responsabile della comunicazione di un'azienda leader, assolutamente leader nella grande distribuzione di qualità, che in tempo di Covid in qualche modo è diventata anche un saldo punto di riferimento per la cittadinanza. Da qualcosa non guasta mai. Parlo dunque della dottoressa Alessia Bonifazi, che salutiamo e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, allora, grazie a voi. Grazie dottoressa. Dunque, che impatto ha avuto la pandemia sul tipo della vostra organizzazione? Beh, allora, innanzitutto la pandemia ha sicuramente colto un po' tutti di sorpresa e ha impattato su tutti i settori e anche sul nostro. In particolare, proprio non appena la pandemia è scoppiata lo scorso anno, noi siamo stati coinvolti in maniera molto diretta, perché nella primissima zona dell'Odigiano noi abbiamo un centro logistico molto importante nella provincia di Lodi, appunto nel comune di Somalia, che all'epoca era stata decretata improvvisamente zona rossa. Quindi abbiamo dovuto immediatamente provvedere alla chiusura di questo nostro deposito, che però immaginate serviva e serve ancora circa 70 punti vendita della Lombardia e della Emilia Romagna. E quindi abbiamo dovuto immediatamente riorganizzarci in tempi assolutamente record, con grande flessibilità, per riuscire da un lato a garantire l'approvvigionamento quotidiano di merce fresca a tutti questi 70 punti vendita, e questo è stato possibile farlo grazie alla grande reattività che hanno avuto tutte le piattaforme logistiche limitrofe, che sono appunto tutte piattaforme di nostra proprietà, dove lavorano i nostri collaboratori diretti, che hanno reagito con grande spirito di collaborazione per riuscire a far fronte a questo tipo di situazione, ovviamente che non poteva essere prevista. E dall'altro siamo riusciti in qualche modo a mantenerlo pressoché operativo, per riuscire a garantire il rifornimento quotidiano dei due negozi che avevamo in questa primissima zona rossa, che erano Casal Pusterlengo e Codogno. Quindi è stato praticamente uno stress test iniziale
E dopo un primo momento ovviamente di scompiglio generale, siamo riusciti comunque ad assestarci e a trovare questa nuova normalità, diciamo, anche perché abbiamo assistito tutti un po' all'inizio a questo assalto ai supermercati, no? Per appunto questo fenomeno degli accaparramenti, e non è stato sicuramente semplice per nessuno far fronte a questi volumi improvvisi di merce che dovevano essere riforniti. Però devo dire che la nostra organizzazione ha retto con grande flessibilità, e di questo dobbiamo ringraziare sicuramente tutti i nostri colleghi, che in Italia sono più di 18.500, che hanno saputo appunto reagire con un grande spirito di collaborazione, consapevoli proprio del ruolo sociale, perché erano chiamati e sono tuttora chiamati a garantire un servizio essenziale alla comunità. E sappiamo bene che tra l'altro il vostro impegno si declina da sempre nel sociale. Dottoressa Bonifazi, questo anno è stato caratterizzato, sappiamo da quali oggettivi difficoltà. Sappiamo anche che il tema della sostenibilità è un tema caro alla vostra azienda. Che peso avete saputo e voluto dare alla sostenibilità? Beh, allora diciamo appunto che la sostenibilità è da sempre parte integrante del nostro DNA, è bene ancorata all'interno di tutti quelli che sono i nostri processi aziendali, e il nostro approccio alla sostenibilità può essere riassunto molto bene nel nostro claim, che è sulla via del domani, appunto perché siamo consapevoli che promuovendo un agire sostenibile e responsabile possiamo contribuire a contrastare un po' quelle che sono le sfide a livello globale e che ci possano in qualche modo assicurare un futuro migliore. Noi promuoviamo appunto un agire responsabile in tutte le aree aziendali, e nonostante questo anno di estrema complessità, considerando anche tutto le difficoltà del contesto socio-economico in cui stiamo vivendo, abbiamo volutamente mantenuto fede a tutte le nostre promesse di sostenibilità, perché siamo convinti che soprattutto in un momento come questo sia doveroso per le aziende, ma anche per ciascuno di noi, riuscire a guardare al futuro mantenendo appunto fede alla propria responsabilità sociale, perché crediamo appunto che ciascuno debba fare la propria parte. Quindi abbiamo continuato in questo senso, portando avanti tutti i progetti di innovazione e sostenibilità che avevamo previsto di avviare in maniera molto coerente e concreta. Sempre tenendo presente quella che è un'altra vostra architrave, e cioè stile di vita sano. Assolutamente sì. La promozione di uno stile di vita sano e consapevole è uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia di sostenibilità, perché siamo convinti che anche un po' il nostro ruolo debba essere quello di educatori, no? Nei confronti dei nostri consumatori. E quindi promuoviamo uno stile di vita sano e consapevole attraverso un assortimento che stiamo continuamente sviluppando in un'ottica di sempre maggiore responsabilità e sostenibilità, perché noi, come anche altri player del settore, in questo momento, data la nostra attività di retailer, la nostra presenza a livello nazionale con oltre 680 punti vendita e 10 piattaforme logistiche, siamo assolutamente consapevoli del nostro impatto, sia a livello ambientale che sociale. Quindi siamo tutti un po' chiamati a garantire delle filiere che siano il più possibile a ridotto impatto ambientale e sociale. Ci rivolgiamo in questo caso anche e soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni, perché riteniamo che sia fondamentale partire proprio da loro per riuscire a veicolare e ad apprendere questo messaggio che è estremamente importante, appunto, di condurre uno stile di vita sano e consapevole che si basi ovviamente sull'alimentazione sana, ma anche su una buona dose di sport e movimento. E il mondo dei giovani è anche un nostro punto di riferimento, un target, come si suol dire, dal resto il web, la rete, è qua a significarlo. Grazie alla dottoressa dunque Alessia Bonifazi, responsabile della comunicazione dell'azienda leader della grande distribuzione in Italia. E buon lavoro, dottoressa. Grazie mille, altrettanto a voi. E grazie come sempre a voi per l'attenzione e l'ascolto. Il Festival del Web e nella Salute continua e prosegue.